Ehi, la ciurma, io sono Mazzades e ben ritrovati qui su Imperator Rome. Siamo in guerra, in due guerre parecchio impegnative, devo dire. Allora, siamo in guerra con la Macedonia, si è dichiarato guerra, ha dichiarato guerra a questo sputo di isolette qui, che però sono nostri vassalli e quindi sono da difendere. E seconda cosa, siamo in guerra con Cnosso e con Polirrenia. Questo perché qui c'è del ferro, allora ho detto, ehi, perché non li picchiamo intanto che stavano conquistando l'altra zona sotto? Ma la zona sotto non è finita di conquistare prima che io riuscissi a pestargli i piedi. Quindi il discorso è che ci stanno venendo addosso 25.000 uomini di Cnosso contro i miei 22.000 mercenari. E mi sa che le vedranno molto brutte. Oh, qua in totale loro hanno più di 30.000 uomini, quindi il discorso è che dovrei andare a pigliare dell'altra gente, probabilmente. L'unica soluzione è quella di andare a pigliare altra gente. Dove vado a pigliare altra gente? Posso andare a prendere questi 38.000 con un comandante da 8? Che non è una cattiva idea, ma noi abbiamo abbastanza navi. Arriviamo, non arriviamo neanche a 40, siamo a 20, 38, 37. E non stanno facendo altre navi, quindi a 38 non ci arriviamo. Allora, direi che meno che non uso questa. Ci può stare, non lo so. Sì. Facciamo così, allora prendiamo questa e la mandiamo qua, perché 38 sarebbero giuste giuste. Vai qua, Isocrate, sei fondamentale in questo momento. E speriamo che loro riescano a vincere l'assedio nel mentre. Perché qua, allora, qua di sicuro i mercenari verranno obliterati. Oh, dite che riesco a fare qualcosa adesso come pace. Doni all'Egitto? No, non mi accettano niente. Niente, vediamo come va a finire. Secondo me va a finire malissimo. Allora, hanno più disciplina loro. Ci hanno sconfitto di brutto. Ah, ma 13.000 mercenari ancora sono sali e niente, non li stanno inseguendo. Hanno un forte anche là, porca miseria. Ci hanno annientato completamente. Adesso arriveranno qua per pigliare loro. Di sicuro. Se non arrivo in tempo con le navi. Allora. Vai. Non ho capito cosa mi hai detto. No, resta la porca miseria. Allora. Bravissimi, andate là. Spero che mentre siete in nave vi recuperate un po' il morale. Com'è la situazione qua? Ci stanno arrivando addosso fortissimo. E passeranno da sotto per forza. Dai, ragazzi. Che succede? Sono a bordo? No. Vai. Scatta più veloce che puoi. Quanto tempo abbiamo?
8 giorni. Cribbio? Perché passano qua? Non c'è un forte. Perché mi vengono addosso? Niente, 28 novembre, fine. Sì, questi sono ancora in Egitto. Porca miseria, siamo belli che fregati. Stiamo anche perdendo soldi. Vabbè, abbiamo 2000 monete di... Stanno scappando, ma ci asfalteranno. Forse no, allora, no, voi 38.000, fermatevi, sbarcate questi qua. Quanto ci metteranno? Il 15 gennaio, eh? E gli altri arriveranno? Il 27 dicembre. No, non mi conviene. Rischierei di perdere entrambi. Cosa faccio? Cosa faccio? Con questi 38.000 li sbarco qua? Sì. Proviamoci. E vado a prendere degli altri mercenari là in Egitto. E che hanno un morale basso adesso, porca miseria. Allora. No, non posso. Al 33-90% è guidato da generali ribelli. Porca miseria. Allora, niente, dobbiamo fare delle truppe. Posso fare delle truppe qua? Nei territori occupati? No, infatti. Neanche degli Ipsa, no. Degli Ipsa Dixit. Faccio 20.000 uomini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ma perché quelli sono anche... Fanteria pesante, porca miseria. 1, 2, 3, 4, 5. Vada. Quanti... Ho un anno. Ok, c'è un periodo di prosperità. Allora. Ma no, quello mi torna sempre a loro, fintanto che non piglio Cnosso. Allora, loro hanno Cnosso che fa influenza su quella roba là. No, lo facciamo che... Ah, no, voi... no, niente, ormai sono qua. Vabbè. Vedete giù sotto. Ah, non possono andare perché c'è il forte, ovviamente. Andate direttamente a Cnosso. Mando le navi qua nel dubbio. No, però le navi là hanno un Kaiser, perché ho bisogno di prendere gente. Allora, tutti pronti? Tutti 20? Sì. Ah, ops, allora, qua ci manca un governatore in Filistia. Chi mettiamo? Mettiamo...
Scorned Family, Zosidi, Nectanebidi e Grebi. Questo va bene. Vada. E gli altri adesso ci penserò. Ah, voi prendete quella. Che intanto così facciamo perdere un po' di soldi alla nostra. Alla Macedonia. Vada. Però ho bisogno di soldi, quindi vada. Perdo 5,99 al mese. Sì, vada. Allora, uniteli tutti. C'è per caso una Scorned Family che ha un buon generale, Grebus e Zosidi. Grebus è 5, no, io ho bisogno di un generale forte, un filetide. Ok, niente più guerra civile. Ah, ok. Non perdiamo neanche niente nel farlo, quindi sì. Vado. Oh, posso andare a prendere questa? Sì. Stanno sbarcando degli uomini là, mi sa. I macedoni non è che staranno fermi molto lungo. Allora, dai, ce la facciamo. Allora. Vai qua. E poi voi 20.000 andate nell'isola di Creta. A supportare i mercenari, sperando che non siano nei guai. No, teoricamente se la stanno cavando bene. Il problema è che loro hanno tanta fanteria pesante. No, neanche, solo 3 di fanteria pesante. Ah, abbiamo perso l'assedio di Chidonia, sì, ovvio. Era anche prevedibile. Allora, facciamo Grebo e Zosidi, facciamo due piccole navi e che gliele assegniamo loro, così stanno felici. Ok, vado. Il problema di avere quei ribaltosi là è che non posso fidarmi troppo sui mercenari ora come ora. Ah, prendiamo una nuova invenzione magari. Heavy Infantry Discipline non mi interessa. National Tax potrebbe. War Score Cost meno 10%. No, però andrò sul tax. In questo momento ho bisogno di soldi. Ho tutte robe sui tribesmen adesso, ma che non mi servono particolarmente. Allora, questi scendete qua. E di queste navi, allora. Adesso appena possibile. Splittatevi in due perché voglio vedere. Ah, abbiamo vinto l'assedio di Knossos, ottimo. Splittatevi in due perché a metà voglio vedere che cosa sta succedendo qui. E gli posso dare anche un Grebus, chi se ne frega. Oh, stanno arrivando in qua. Spostiamoci, arretriamo.
Manpower hanno, non hanno più manpower. Loro hanno ancora 5.000 manpower, ma non hanno soldi, né loro hanno soldi. Quindi se continuiamo a costringerli a questa tattica qua, presto saranno fregati. Allora, per sicurezza io quelli li metto là perché non mi fido così tanto. Allora, voi andate qua e voi andate qua. Non possono fare molto. La Macedonia intanto si sta prendendo quello che voleva. Ok, va bene, dai. Sono diventati due, sono diventati freemen. Due schiavi sono diventati freemen. Avrei provare a scorrere in là adesso, vedere se è lui a provocarmi. Potrei intanto mandare questa qua e riunire anche questi 15.000, nel dubbio. No, questi arrivano l'8 febbraio, questi arriveranno il 4 febbraio. Allora aspettate 1, 2, 3, 4, 5. Vada. Ok. Questi arrivano. Allora, questa cos'è? A skirmishing on. Ok, quindi gli direi skirmishing, che mi sembra che sia migliore. A questi invece bottleneck, questi. Skirmishing anche. Ah, questi continuano a perdere gente comunque. È di brutto perché stiamo prendendo un attrito incredibile qua. Ah, voi salite sulle navi. E siamo quasi di nuovo a 20 minuti di video senza riuscire a concludere la guerra, però siamo a buon punto, mi sa che adesso non è che riesco più a resisterci molto. Allora, adesso quando arriviamo qua ci riprendiamo. No, noi abbiamo dichiarato per Creta. Che è tutto Creta, quindi allora. Voi 15.000 andate là. Ah, quello è un forte, ok. Abbiamo altri forti in giro. Sì, anche quello. Sono tutti forti, porca miseria. Adesso si riprendono il Cnosso, però. Allora, riesco a fare una pace separata?
No, fino al 501, fino al 9 novembre 501. Ok. Ah, quest'anno. Ah, la Polyrrhenian War là, ok. Mentre invece queste, allora, le isole dell'Egeo, che sono queste. Ah, i macedoni come sono messi? Hanno perso parecchi soldi. Oh, appena riesco a schiavizzare questi, picchiamo anche i macedoni. La sede di Cnosso è caduta, ok, vabbè, non è grave. Tanto allora, se noi prendiamo questo e quell'altro. Ok, va bene, dai, diventiamoci amici. Tanto non so quanto durerà il nostro Basileus adesso. Filonide era quello. Sì, era quello con l'armata balorda. Ok, ottimo. Meno possibilità di ribellioni dentro. Quante truppe ci sono a difenderlo dentro? Solo 300 persone. Ma uno scontro frontale non ha molto senso comunque, secondo me. Niente, detto questo, per questo episodio è tutto. Io vi saluto, ci vediamo nel prossimo episodio. Vi invito a lasciare un mi piace e un commento qua sotto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti e buona giornata.